Allora, voglio fare ancora qualche considerazione sugli spazi di Hilbert e su alcuni concetti relativi alle basi e allo sviluppo delle funzioni appunto su basi ortonormali e per questo introduco i set ortonormali o set ortonormali completi che sono anche le basi naturali nello spazio di Hilbert. Allora, per questo sono set di funzioni, cioè sono insiemi di funzioni che verificano certe proprietà. E soddisfano le stesse proprietà sostanzialmente che avevano la base di Fourier, però sono espresse in forma più generale. Allora, vi leggo le definizioni precise e poi cercherò di spiegarvele. Allora, intanto un sistema ortonormale in uno spazio di Hilbert è una famiglia di elementi, quindi un insieme di funzioni, che ha norma 1, questo è il significato di normale, e tali che sono ortogonali l'uno con l'altro, quindi scritto in formule. Allora, per ogni alfa, beta, indici, allora sono elementi di questo spazio di Hilbert. Allora, qui c'è una nozione di prodotto scalare che viene indicata in un certo modo per, diciamo, coerenza con questa notazione, la userò anch'io. E voilà. Questa è la nozione di ortogonalità espressa per due elementi di questo spazio di Hilbert A. Allora, quindi per ogni alfa, beta, questo è un simbolo per ogni, sembra una A, è una V. Il prodotto scalare indicato così è uguale alla delta alfa beta, cioè è 0 se alfa è diverso da beta e vale 1 se alfa è uguale beta. E questo dice anche che la norma di questi vettori di base è uguale a 1. Adesso, questo però non costituisce ancora una base. Affinché costituisca una base è necessaria questa condizione. Allora, dice che un sistema ortonormale insieme di questi vettori e alfa è una base ortonormale per il se il sottospazio generato da questa base è denso in H. Allora, questo detto a parole non ha una formulazione, semmai quello che è importante non ha una formulazione matematica, voglio dire, il senso della definizione è questo. Più che altro il significato di denso va un pochino spiegato. Allora, come abbiamo detto, per gli spazi di Hilbert hanno anche la proprietà di essere densi, cioè di essere completi, vale a dire che ogni successione di Cauchy converge ad un punto di questo spazio. Il concetto di densità è qualcosa che riguarda i sottospazi di uno spazio vettoriale, cioè la densità di un sottospazio di uno spazio vettoriale si dice denso se ogni suo elemento, ogni elemento di questo sottospazio approssima arbitrariamente un elemento dello spazio vettoriale più grande. In termini di successioni, abbiamo parlato di successioni di Cauchy, significa che tu prendi una successione e sì, diciamo una successione che dovrebbe in teoria convergere ad un punto, se tu tronchi la successione ad un certo punto, puoi arrivare arbitrariamente vicino ad ogni elemento di questo spazio. È una nozione un po' di sostanzialmente di sì, è una nozione di completezza, è una nozione topologica, se vogliamo, per questo è un po' complicata e poco intuitiva. A questo punto, da questa nozione di completezza che è espresso in forma di basi, quindi di funzioni di base, si traduce nel dire che il sottospazio generato da queste basi è denso nello spazio di Hilbert, è la stessa cosa. A questo punto però segue un'altra serie di proprietà, cioè se abbiamo detto che questo insieme di elementi E con alfa è un sistema ortonormale, allora valgono le seguenti proprietà, anzi le seguenti frasi, le seguenti proprietà sono equivalenti, quindi una implica l'altra. Allora, le proprietà sono queste. Allora, questo spazio è una base ortonormale, questo l'ho già detto. Adesso seguono altre cose che è meglio che scrivere in linguaggio matematico. Allora, per ogni x, facciamo così, lo scrivo e poi ve lo mostro e ve lo spiego. Sono sostanzialmente delle elenchi di proprietà di questi set. E sono tutti equivalenti, quindi uno implica l'altro.
questo è l'elenco delle proposizioni equivalenti da qui in poi. Allora, la prima significa questo. Allora, per ogni x appartenente allo spazio di Hilbert H, per ogni alfa elemento di questa base ortonormale, il prodotto scalare tra un elemento di questa base e un elemento dello spazio di Hilbert è 0 se e solo se, o meglio, implica che l'elemento di questo spazio di Hilbert è nullo, ovvero l'unico elemento ortogonale a tutti gli elementi di questa base è l'elemento nullo. Sì, il primo significato. Il secondo dice, allora, per ogni x appartenente a questo spazio x grande, no, scusate, è H, questo dovrebbe essere H, quindi appartenente allo spazio di Hilbert, la norma è data da questo, cioè sostanzialmente la somma dei coefficienti di ciascuno di questi elementi che si ottiene al quadrato, che si ottengono moltiplicando scalarmente ciascun elemento per ogni elemento per questo elemento del vettore di Hilbert. E questo è equivalente all'identità di Parseval che avevamo visto per la serie di Fourier, ovvero che la norma al quadrato è uguale alla somma al quadrato dei coefficienti dello sviluppo. L'ultima proprietà dice che per ogni elemento dello spazio di Hilbert questo si può scrivere come somma di questo prodotto scalare con alfa scalare x per gli elementi con alfa. E il prodotto scalare dell'elemento con alfa con x dà proprio il coefficiente dello sviluppo, e quindi questo ci dà esattamente lo sviluppo dell'elemento dello spazio di Hilbert in una base ortonormale, quindi in una base di auto, o meglio, sì, di funzioni di questo set ortonormale completo. Quindi questo completa la serie di definizioni che fanno parte dello spazio di Hilbert. E adesso andiamo a qualcosa di più succoso, visto che questa era una dose massiccia di matematica, adesso andiamo a qualcosa di più fisico, ovvero alla meccanica quantistica. Il salto sembra arbitrario, ma non lo è, anzi, è necessario, quindi non è contingente, ma è necessario. Il motivo è che la meccanica quantistica è esattamente l'universo, diciamo, il mondo in cui questa teoria degli spazi di Hilbert e dello sviluppo in set ortonormali si esplica, diciamo, trova la sua espressione migliore, più naturale una volta che uno ha preso un po' di confidenza, ma è anche potentissimo come strumento matematico per fare i conti ed è anche rappresenta la verità del mondo. Allora, vi dico un postulato, anzi un postulato, diciamo un risultato della meccanica quantistica, non è un vero postulato, ovvero quello che allora, diciamo, gli osservabili fisici, che sono le quantità che possiamo misurare, corrispondono agli autovalori di determinati operatori hermitiani, che sarebbero l'equivalente degli operatori autoaggiunti, e gli stati corrispondenti, che sono i corrispondenti stati fisici del sistema, corrispondono a quegli autostati, nel linguaggio degli spazi vettoriali sarebbero gli autovettori, corrispondenti a quegli autovalori. Quindi abbiamo diciamo così, degli lambda, che sono autovalori, che corrispondono agli osservabili fisici, e poi abbiamo gli autostati, che sono gli autovalori, sì, gli autovalori corrispondenti a questi autovettori, che corrispondono agli stati fisici. Quindi abbiamo questa equivalenza. Da una parte abbiamo la matematica e dall'altra abbiamo la fisica. È sempre così in fisica, cioè c'è la parte sperimentale, se vogliamo, la parte che possiamo osservare, e poi la parte matematica che descrive la realtà. In questo caso però la matematica è quella degli autovalori e degli autovettori. Ora, a complicare ulteriormente la cosa, c'è che in meccanica quantistica lo stato del sistema non è definito da un vettore geometrico, come può essere una freccia che punta da qualche parte, ma è una funzione, in particolare la funzione d'onda. E la funzione d'onda di uno stato in meccanica quantistica è determinata dall'equazione di Schrödinger, che determina la struttura degli autostati e degli autovalori e anche l'evoluzione temporale. L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo è questa, adesso la scrivo e la commento. È molto sintetica, però dietro c'è davvero tantissimo. E dirò quanto più possibile, limitatamente a quello che ci serve sapere. Allora, abbiamo membro di sinistra la parte di evoluzione temporale, I, l'unità immaginaria, H tagliato, la costante di Planck, d psi su dt, dove psi è la funzione d'onda, e
uguale H con un cappuccio, come potete vedere, per psi. Allora, H è un operatore, detto hamiltoniano, che ha la proprietà di essere ermitiano, che è quello che nel caso reale significa autoaggiunto. E noi sappiamo che gli operatori autoaggiunti verificano il teorema spettrale, ovvero possiedono una base di autovettori. E nel caso per quello che vi ho appena detto, gli autovettori corrispondono agli stati fisici e i corrispondenti autovalori sono gli osservabili. Ora, questa è l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo, cioè conoscendo l'hamiltoniano, noi possiamo determinare l'evoluzione temporale. È come se fosse un'equazione tipo l'equazione di Fourier, dove qui avevamo derivata temporale, qui avevamo la derivata seconda rispetto allo spazio, gradiente. In questo caso H può essere più complicato, però sappiamo che la derivata rispetto allo spazio c'è sempre per una proprietà degli operatori in meccanica quantistica, che sarebbe la parte di impulso. Però adesso non voglio entrare in questo. Diciamo che per il momento H è una funzione, può contenere operatori differenziali di qualunque ordine, in principio. L'equazione invece indipendente dal tempo è questa, cioè non c'è più dipendenza temporale, rimane solo la dipendenza spaziale, e quindi in questo caso continuo a scrivere la funzione del tempo. Facciamo finta che ora psi dipende solo dallo spazio, e così l'equazione agli autovalori questa volta si scrive così: h di psi uguale e che moltiplica psi. Ora, e è una costante dell'energia, quindi ci dice che sostanzialmente gli autovalori dell'hamiltoniano sono gli autostati dell'energia. E quindi gli stati fisici che corrispondono a questa equazione, quindi gli autostati, sono gli autofunzioni dell'energia. E questo è importante perché noi possiamo a quel punto evolvere l'equazione rispetto al tempo se noi scriviamo la base, o meglio, se scriviamo la funzione in una base di autostati dell'energia, in modo tale che possiamo integrare questa equazione immediatamente, perché questa, no, diventa sostanzialmente I de psi su dt uguale e psi, che è un'equazione abbastanza, anzi, facilissima da integrare. Ora, l'equazione di Schrödinger in generale, ci sono delle tecniche analitiche numeriche per risolverla, però è sempre un'equazione differenziale alle derivate parziali con derivata di ordine 1 nel tempo, per l'equazione dipendente dal tempo, e derivate spaziali, eventualmente anche moltiplicazioni per potenze di x. Questo dipende dalla forma del potenziale. La parte cinetica, che è quella che corrisponde all'energia cinetica, dà sempre un gradiente quadro, quindi un nabla quadro. E per questo ci sono tante analogie tra l'equazione di Schrödinger e altre equazioni, tipo equazioni delle onde, equazioni di diffusione, eccetera. Però per il momento mi fermo qui perché ho già detto abbastanza e il resto si vedrà in un prossimo video.